due parole su concetti che avete in modo appassionato, devo dire, espresso in precedenza: l'importanza del voto, il valore dei contenuti del nostro programma e la qualità dei nostri candidati, che sono personalità importanti e portatori di valori, sostenitori di diritti come la libertà, la dignità della persona, la pace, l'uguaglianza, che sono condivisi da tutto il gruppo, personalmente e da tutto il resto del gruppo. Come diceva Elisabetta, noi siamo presenti come forza politica anche nelle amministrative in alcuni comuni del territorio della provincia di Como. Ne citerò qualcuno, inizio con Argenio. Noi abbiamo ad Argenio un candidato sindaco che è Alessandro Di Giacomo, un iscritto a Europa Verde e un lamista che comprende tra i candidati consiglieri tutti persone iscritte al nostro gruppo Europa Verde. Questa è la nostra locandina e il simbolo di Europa Verde, simbolo europeo. Per cui la lista è Argenio, ambientalista. Sì, ambientalista e solidale, i punti più importanti del programma, che è questo che viene distribuito, sul territorio, sono la valorizzazione del turismo sostenibile, la mobilità, la tutela idrogeologica, la riduzione del consumo del suolo, risparmio energetico e modernizzazione delle reti. Oltre ad Argenio ci presentiamo anche per il lago, che è un tema su cui... Ecco, quello che sono dimenticata di dire, sì, che Argenio insieme a Torno, perché è un altro comune del lago in cui stiamo cercando di avvicinarci proprio per tutelare il lago, che è un bene comune, è stata una scelta proprio di essere presenti in modo simbolico, per dare un po' un avvio a quello che potrebbe essere una nostra presenza anche in altri paesi, non solo sulla città di Como, ma anche altri paesi del lago, del primo bacino, ma anche di quello successivo, proprio perché il lago è di tutti e tutti vogliamo tutelarlo. Vogliamo tutelare anche le persone che abitano sul lago, vivono col lago. Per cui una parte del programma importante è proprio anche la gestione di quello che è il turismo, in modo che il turismo sia qualcosa di sostenibile e che non sia un peso per chi vi abita tutto il resto dell'anno. Altre presenze sono a Cantù. Noi abbiamo un nostro candidato iscritto a Europa Verde, Rosella Giudici, ed è candidata della lista Noi con Antonio Pagani. Anche in questo caso io ricordo quelli che sono i punti che hanno si avvicinano più a quelli che sono i nostri idee, quelli che sono i nostri valori, e la più importante è il tratto con Cantù da utilizzare come una metro tranvia il più presto possibile, rendendo la stazione di Cantù collegata al centro con una serie di navette elettriche. Noi per Antonio Pagani, così come Europa Verde, la cantolina bis, non siamo a favore della proposta, per cui abbiamo presentato delle alternative ecologiche e sostenibili. Una terza presenza sul territorio è a Cassina Rizzardi con il nostro iscritto Massimo Capozziello, il gruppo si chiama Alternativa per Cassina Rizzardi. E anche in questo caso volevo leggere velocemente quali sono i punti più importanti collegati all'aspetto dell'ambiente: la promozione di politiche di salvaguardia ambientale, proponendo serate istruttive e di sensibilizzazione della popolazione, mantenimento dell'attenzione sul servizio di raccolta differenziata, il recupero del patrimonio edilizio esistente e l'avvio di un centro riuso presso la piattaforma ecologica. Abbiamo poi un altro simpatizzante, dipendente però, con cui condividiamo diverse idee, diversi valori, è Nicola Vicini a Canzo, in una lista civica. Poi avremo un candidato di Sinistra Italiana, magari non so se ne parla poi Gianluca, a Cerrinate.
niente, ricordare l'importanza del voto e il momento cruciale per cui dobbiamo superare lo sbarramento in Europa e dobbiamo cercare di modificare quello che si può modificare sul nostro territorio.